Eccoci qua. Eri ciao. Allora, il video precedente già sta in carica. Ed eccoci qui la collana. Allora, intanto ho la videocamera fra le mani, quindi vedrete tremori tutto possibile. Allora, mi avvicino. Ho provato e riprovato di trovare l'illuminazione giusta, ma vi giuro che non è facile, quindi farò il mio meglio. Allora, questo è il cabochon. Vedete questi fiorellini svasati? È un effetto voluto perché in questo modo volevo rendere ogni cabochon diverso, che non ce n'è due uguali. Ora da questa parte si vede proprio niente. Ok, che dire, la lavorazione è facilissima, semplice. Magari dopo due o tre cavoccioli incastonati viene un po' noia, però vale la pena, vale la pena questa collana. E niente, davanti è così. Poi avrete visto sicuramente la collana originale di Sara. Ecco, i colori. Adesso vi voglio dire che colori ho usato, materiali. Allora, ho usato questo qui che voi vedete tubicino bianco. Sono le Rokai 150 TH90 711, quelle classici, normali, niente di particolare. Poi queste 150 della Toho. Colore Rainbow Crystal Tealinate 264. Codice sono quelle del sito polacco. Poi queste Rokail 150 1053 codice dell'Andromeda Beats. Sicuramente avete riconosciuto il suo cartellino. Dopo ho usato queste Delica 202 sempre dell'Andromeda Beats. Queste riflettono AB, forse c'è la patina AB, non mi ricordo il nome di colore. Poi ho usato anche queste Delica, ora con la luce che ho adesso voi non capite che colore può essere. Allora, sono Light Topaz Luster trasparenti, praticamente come colore non sa di niente se non è accostato ad altre colorazioni. Niente di particolare, mi sembrano che costano anche poco queste. Invece usando in questo modo vanno bene, insomma. Poi Rokail 110 del sito polacco, che è questo qui, Frosted Gold Linet acqua, il codice 995F. Sono belli, sono satinati con anima dorata e fuori invece questo colore acqua, ma tendente sul verde spento. E questi sono i materiali. Adesso vi farò vedere com'è la collana dietro. La chiusura innanzitutto. La chiusura è questa a pallina con la chiusura a cassetta. Qui sulla catenina ho messo due anellini aperti per collegare alle asoline della chiusura. E davanti, ora ve la faccio vedere come ho attaccato la catenina. Allora, qui, visto che la catenina ha tutti gli anellini saldati e chiusi, non ho fatto altro che agganciare il filo di Rokail 150 al primo anellino della catena. Basta, ripassando diverse volte nella lavorazione, ho fermato
In questo modo risulta molto molto pulito e ordinato il lavoro dietro. Non ce n'è nessun difetto, direi. Molto molto ordinato. E questo retro dei cabochon argentati. E eccola la collana, insomma. Molto morbida, molto leggera, e devo dire sono contenta di averla fatta. Voglio ringraziare ancora una volta Sara per il tutorial di questo componente. Spero nel prossimo video di far vedervi anche le orecchini che ho realizzato prima di questa collana, a quale fatto quelle orecchini mi sono piaciute, allora ho deciso di fare tutta la collana, però è diversa, cabochon diversi, colori diversi. E questo è tutto a proposito della collana, e volevo salutare le nuove iscritte al mio canale. E niente, spero di non deludervi, spero di farvi vedere cose interessanti e magari essere utile in qualcosa. Grazie a tutti e ciao, alla prossima.